Cari amici, rieccoci qui. Ora parliamo di un videogioco WWE dalla PlayStation 2 a cui personalmente ci tengo tantissimo, che è WWE SmackDown Here Comes the Pain. E come vedete anche dall'immagine video copertina del gioco, il protagonista è Brock Lesnar, ma ci sono anche tanti altri personaggi. Ma veniamo un po' ad un racconto del gioco che a titolo europeo si chiama così, ma in Giappone è conosciuto come Exiting Pro Wrestling 5, videogioco ovviamente di wrestling del 2003, sviluppato dalla Yuke's, pubblicato dalla TKO, su licenza della World Wrestling Entertainment, esclusiva PS2, uscita in America 27 ottobre 2003, in Europa 7 novembre 2003 e in Giappone 29 gennaio 2004. Giocatore singolo, multigiocatore, ovviamente DVD-ROM. Caratteristiche: in questo gioco viene per la prima volta introdotto il classico sistema di prese, mantenendo un sistema di gameplay molto veloce. Questo è il primo gioco che introduce le WWE Legends nel roster. Il gioco introduce nuovi tipi di match come il Brand and Pandis, il First Blood, l'Elimination Chamber Match. Questo è l'ultimo, fu l'ultimo capitolo della serie WWE SmackDown ed è l'unico a non presentare nel titolo una frase tipica di The Rock, come erano stati i videogiochi precedenti come Know Your Role, Just Being Great e Shoot Your Mouth, ma questo appunto è intitolato Here Comes the Pain. Era una frase che utilizzava tipicamente Taz ad ogni ingresso di Brock Lesnar. Inoltre, questo è l'unico gioco della serie in cui è presente Goldberg fino a WWE 2K14. Il gioco è stato valutato con l'86,46% dal sito Game Rankings. Per quanto riguarda il roster, diciamo subito, abbiamo per gli uomini a Raw Batista, Booker T, Bubba Ray Dudley, Chris Jericho, Christian, Devon Dudley, Eric Bischoff, Goldberg, Goldust, The Hurricane Helms, Kane, Kevin Nash, Lance Storm, Randy Orton, Ric Flair, Rico, RVD, Rob Van Dam, The Rock, Rodney Mack, Scott Steiner, Shawn Michaels, Stone Cold, Steve Austin, Steven Richards, Test, Triple H, Val Venis, SmackDown, A-Train, Big Show, Brock Lesnar, Charlie Haas, Chavo Guerrero, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Edge, John Cena, Kurt Angle, Matt Hardy, Rey Mysterio, Rhino, Rikishi, Shane O'Hare, Shelton Benjamin, Tajiri, Ultimo Dragon ed Undertaker. Donne: Arrow, Jazz, Lita, Stacy Keibler, Trish Stratus e Victoria. SmackDown: Sable, Stephanie McMahon e Torrie Wilson. Le leggende ovviamente sbloccabili: George Steer, Hillbilly Jim, Nikolai Volkoff, Road Warrior Animal, Road Warrior Hawk, Roddy Piper, Siggy Slaughter, Jimmy Superfly, Snuka, Ted DiBiase, The Iron Sheik, The Undertaker anni 90, Vince McMahon. Cinture: Raw, titolo mondiale Triple H, titolo mondiale Tag Team Bubba Ray Dudley e Devon Dudley, titolo intercontinentale Christian, titolo femminile Jess, titolo hardcore Rob Van Dam. SmackDown: titolo WWE Kurt Angle, titoli Tag Team Charlie Haas e Shelton Benjamin, titolo degli Stati Uniti Eddie Guerrero, titolo dei pesi leggeri Rey Mysterio, coppie e fazioni Big Show e A-Train, Booker T e Goldust, Chris Benoit e Kurt Angle,
Jericho e Christian, Dudley Boyz, Evolution, Anoa'i Shelley e Nikolai Walfok, Los Guerreros, Matardi e Lita, Roddy Piper e Shane O'Hare, Rodney Mack e Jazz, Scott Steiner e Stacy Keibler, Shawn Michaels e Kevin Nash, The World Greatest Tag Team, Victoria e Steven Richards, Vince McMahon e Sable, Arena, Raw, SmackDown, Sunday Night Heat, Velocity, Armageddon, Bad Blood, Backlash, Insurrection, Judgment Day, No Mercy, No Way Out, Rebellion, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, Unforgiven, Vengeance, WrestleMania 19. Curiosità, Andre the Giant, Billy Gunn, Billy Kidman, Bradshaw, Dad Love, Jeff Hardy, Lou, Tess, Molly Holly, The Ultimate Warrior, Will Regal e X-Pac erano inizialmente previsti nel videogame, ma sono stati rimossi per problemi con i diritti d'autore o perché i modelli dei loro personaggi erano ancora incompleti. Questo capitolo è il primo a proporre la stipulazione Bra e Panty Match. Stephanie McMahon è l'unica diva a non poter essere selezionata per questa tipologia di incontro. Questo capitolo è privo di annunci durante gli ingressi dei wrestler e di telecronaca durante i match. Nella modalità special referee match, gli unici personaggi a poter essere utilizzati come arbitri speciali sono Eric Bischoff, Ric Flair, Shawn Michaels, Stephanie McMahon e Vince McMahon. Ma comunque, cari amici, se andate su YouTube ci sono vari tipi di videoclip su questo videogioco. Poi io diciamo che mi devo dare un po' a zappa sui beat perché in realtà ce l'avevo anche originale. Poi comunque della 2 è uno dei miei preferiti, ovviamente senza dimenticare anche SmackDown contro Raw, dove magari farò un video anche per quello. Però insomma, per chi a chi come me piace la bestia, Brock Lesnar è un titolo dove ti puoi sbizzarrire alla grande. Poi insomma, c'è chi è amante di varie tipologie di match, uno contro uno, tag team, first blood, insomma. Beh, con questo è tutto, ma non tutto per la giornata di oggi. Non perdetevi il video su Mandy Rose, eh? Ma dove? No, dove ci sarà lei? Dove parleremo di Mandy Rose. Grazie a tutti, buon pranzo, alla prossima, ciao!